È giusto che qualche volta si deve fare marcia indietro, soprattutto per il sottoscritto, visto che nel precedente video, nelle spot, abbiamo detto, anzi ho detto, che non mi piacevano così tanto né il Barone né il Red Hulk. In realtà li sto giocando veramente troppo, questi due balordi. Ma buongiorno, cari miei, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi siamo qui con la nuova season che porta ma tante e troppe novità. Oggi il video è più che altro per farvi incitare alla presenza del grandissimo Hulk all'interno della vostra collezione, perché vi posso dire che ci ho speso 6.000 token. Sì, pensate di averli buttati, ma in realtà sai che non è tanto così, perché oggi andiamo a utilizzare il mazzo che più che altro si è visto nel trailer, ok? Se voi andate a vedere il trailer della nuova season, c'è questo mazzo qui, ok? Che cosa vuole fare questo mazzo? Vuole andare a distruggere in 1.000 pezzi il mazzo dell'avversario. Ok, perché? Perché noi abbiamo un fattore bounce, se noi vogliamo, ma ci abbiamo Yondu, ci abbiamo il Barone, ci abbiamo Cable, ci abbiamo Gladiator e ci abbiamo il Doc. Ok, sono tutte carte che in questo mazzo permettono di non far giocare l'avversario, cioè come vorrebbe, capito? Gli distruggiamo tutte le combo. Questo è l'intento del mazzo. Ovviamente il Barone che cosa fa? Aggiunge nel lato del campo nostro la carta di costo minore dal mazzo dell'avversario. Ok, quindi sarebbe cosa buona e giusta fare prima Yondu, che distrugge le carte dal costo minore del mazzo dell'avversario, così che il Barone può veramente pescare cose veramente allucinanti. Io ho provato contro un Mr. Negative ed è successo tutto, è successo tutto. Ho preso un Iron Man a zero. Un Iron Man a zero, frate. Poi dici tu, il Doc può essere un'arma a doppio taglio? Sì, infatti ci portiamo anche Shang e Red Hulk. Raga, l'unica pecca di Red Hulk, che ne parlavamo ieri in live, è che quando lui prende questo più 4, quando flotta il mana l'avversario, lui ovviamente si fa vedere, cioè si fa, esce dalla mano e in qualche modo lo fa vedere all'avversario, così che lui può vedere che lui si buffa. Ok, se ci pensate va bene, è una cosa fuori di testa, perché anche Hulk dovrebbe essere la stessa cosa, giusto? Però io dico che è meglio così, nel senso, immaginate voi di trovarvi nella situazione opposta in cui non avete Red Hulk e di averlo contro, ok? Voi non sapete che potete flottare il mana e c'è lui che si ciuccia i più 4 per quante volte voi flottate. Ok, quindi se uno lo becca al primo turno, lui fino al sesto turno, fatevi conto di quanto può diventare se flottiamo sempre di 6 turni il mana. Capito? Cioè è un qualcosa di allucinante, un qualcosa fuori di testa il buon Red Hulk. Perché non è come Hulk che si prende solamente più 2, dici il più 2 è gestibile, qua si parla di più 4, ok? Ed è sempre comunque una 6-11, cioè basta che flottiamo almeno una volta ed è una 6-15. Ed è più alta di la maggior parte delle carte a costo 6, capito? Cioè già se flottiamo due volte è quasi un infinito, ma lo possiamo giocare, capito? Quindi andiamo a provare il mazzettino, Hulk è verde, subito, perché ormai lo sappiamo che Hulk è incazzato quando è verde. Ora, lo scopo principale del video è non beccare i bot, perché siamo all'inizio season, ci sta, va bene, ci sta. Ok, allora, questo mazzo mi intriga per il semplice fatto che ci sono carte che io non utilizzo mai, tralasciando il Falcon e Beast, cioè, ok, in un bounce quando lo usi, mai. Ok, ambasciata del Wakanda, perfetto, buono. Ora, vedi che c'è la curva, vedi che c'è la curva, vedi Cable, fottigli un attimo la carta, fammi vedere che cosa c'è. E tra l'altro io godo, perché proprio ieri ho trovato la variante di Cable che mi mancava, io ce l'avevo base ancora Cable, ma pensa tu come sono combinato. Che prendi? Raga, Cable cosa fa? Cable che cosa fa? Ora, Iceman Falcon. Direi Iceman Falcon, ma quasi quasi lo giocherei pure qua Falcon. Sì. Sì. Anche perché c'è Big House poi. E vediamo. Killmonger. E sì. Ora, il barone è buono. Perché il barone è molto buono. Io vorrei fare tipo questo. Io vorrei fare tipo questo. Dai. Poi abbiamo Beast e abbiamo Magic. Tutte e due carte le possiamo utilizzare o con Cable o con il grande. Ok, sì. Tutto bello è a posto. Ok. X23. Vabbè, non ha niente dove giocare lui. Vedi, lui ha dovuto ricorrere niente proprio di meno che all'effetto di Nico Minoru per distruggere. Ok.
Magic Beast. Anzi, mi interesserebbe fottergli un'altra carta. No, non posso perché c'è Cable, capito? No, non posso, non posso, non posso, non posso. Però me lo riprendo per fare porcate Falcon, sai? Me lo riprendo. Cioè, nel senso, il barone Iceman e X-23 li possiamo benissimo tenere lì, visto che abbiamo Falcon e lì ci riprendiamo in mano quelle due carte a uno. Carnage. Il problema mio è che non ho le carte potenti. Dove cazzo è Red Hulk in tutto ciò? Mi serve. E mi serve anche Shang perché lui c'è Prakrul. Perfetto. Quello è un 15, perfetto. Io come non... Ecco. E guarda, io ti potrei fare anche Falcon. Ti potrei fare Falcon, ti potrei fare Hawkeye, ti potrei fare Gladiator. And magari, e dico magari, Cable te lo tieni. Perché no? Ah, ce l'ho qui. L'ho qui. Nulla. Ok, forse non è così tanto impattante con il Destroy. Ok. Lui ha tre carte nel mazzo. Ok, dammi... Red Hulk. Red Hulk è buono. Sì, ma io non gli contesto tre location. Non gli basta vincere tre location. Cioè, io così vinco a due location in qualche modo, eh. Io così vinco. Ci avrà detto? Sì, penso proprio di sì, sai. Ma io non penso che vada a distruggere. Io ho quanto a mondo qui? A 22, non basta. Io devo per forza fargli così. Lui ha 28, gioca detto qui. Non penso che lo possa giocare qui. Proviamo ugualmente, dai, proviamo. Invece l'ha giocato proprio giusto, giusto lì. Pure Wolverine lì. Vabbè, sti cazzi. Unlucky. Ok, ecco. Capito? Lui l'abbiamo preso in due turni. In due turni lui è diventato un 21. Non è vero, in tre. In tre perché sai com'è. 8 più 11 non fa mai 24. Vabbè, dici tu la prima partita abbiamo preso il cazzo. Sì. Non ci è capitato lo Shang, raga, non ci è capitato lo Shang. Shang serve in questo mazzo, perché alla fin fine noi non ci abbiamo chissà quali carte forti nei turni iniziali. Noi ci abbiamo, per chiudere, ci abbiamo il Doc, ci abbiamo anche Red Hulk, capito? Galactus. Ok. Ecco. Adesso ce l'abbiamo dal primo turno. Lui è obbligato a giocare tutte le sue carte, però... A consumarsi energia. Però, ok, perfetto, perfetto. Cioè, 6-19 in due turni. Capito quanto rompe il cazzo sto mazzo? Poi, se non avete trovato Red Hulk, oppure se avete solamente Baron Zemo, o se avete solamente Red Hulk e non avete preso il pass, arriveranno i video inerenti solamente con queste carte singole e non tutte e due insieme. Arriveranno. Anche perché abbiamo anche provato un Red Hulk all'interno dell'Alto Evo che... Posso dire che mi ha intrigato particolarmente. Ravens. Ok. Dammi una carta e posso giocare. Perfetto. Perfetto così. Yondu è sempre bene farlo prima del Baron Zemo. Ok. Vabbè, in questo caso era pure buono che ci prendeva Saspot, però glielo togliamo a lui. Big House. Baron Zemo. Io qui non posso mai vincere. Siamo tutti d'accordo su questa cosa. E vabbè, il Barone sì, lo farei. Il barone sì, lo farei. Poi faremo un Gladiator. Oddio, Gladiator. Non lo so se può essere interessante fare Gladiator adesso che prendi. Wave. Perfetto. Piccante Red Hulk adesso, eh? Piccante veramente. Guarda, io farei una bella cosa. Farei il Doc qui, adesso. Bello. C'è il Doc. Bello. Noi qui abbiamo vinto per essere, eh? Noi qui abbiamo vinto. Il problema è come vinciamo qui? Come vinciamo qui? Non lo so. Buono fare così? Non lo so se mi ispira a fare Gladiator adesso qui. Ci mancano due carte. Lui può benissimo prendermi carte... Ma tra l'altro è un bot, sto ragazzi. Se perdo contro un bot mi disintegro.
mi disintegro in mille pezzi. Questa mi sembra una bella play da fare. Devo sperare che Gladiator non sia un'arma a doppio taglio. Ok, abbiamo vinto. Cioè, capito? In questo mazzo mi piace anche il Gladiator come gira, perché può andare a distruggere le carte, questo è vero, ma si sposa bene con il barone. Si sposa bene con il barone, cazzo. Sto barone comunque è unlucky. Perché, in qualche modo, in combo con Yondu, ti permette di fare delle giocate, tipo, gli puoi prendere la qualsiasi cosa, raga, la qualsiasi cosa. Cioè, io l'ho provato contro un Mr. Negative e gli ho, decisamente rotto. Contro il Discard pecca, però. Contro il Discard questo mazzo pecca tantissimo, perché metti che il barone ti prende una carta tipo il Corvo, tipo Lady Sif, ok, gliela togli a lui e non può fare i suoi comodi. Però ci scarta una carta importante, metti che Lady Sif di scartare Dulk. Capito? Ah, io sono curioso adesso contro il Thanos per vedere che cosa fa. Sono curioso di sta roba. Se questo mazzo riesce a tenere testa al Thanos, siamo un pochino... È molto buona questa cosa. Asteroide. Barone qui. Cosmo, buono che Cosmo mi ha messo lì. Buonissimo che me l'hai messo lì Cosmo, perfetto, switcha TVA. Cazzo. E Lucia carte a costo 4 da mettere lì, c'è Mockingbird. Ce l'ha proprio a 4 Mockingbird, io non vinco qui. E c'è l'asteroide. No, non ci credo. Non ci... Ma come cazzo devo perdere? Con culo Obsidian. Vedi, questo è il karma. Perché io ho preferito prendere Red Dulk con i token e non culo Obsidian. Vedi, questo è il karma. Questo è il karma, frate. Questo è il karma. Questo è il karma. Che poi la realtà di prendere TVA è qualcosa di... È illodante come cosa. Però non fate il mio stesso errore di sottovalutare queste carte. Cioè, nel senso, perché se voi ci pensate, anche quando è stato nerfato, tra virgolette, Yondu, cioè, è stato tutto per una ragione, cazzo. Cioè, a me viene da pensare che è stato tutto fatto per una ragione, che alla fin fine non è che sono stupidi quelli che fanno le patch. E ha portato tutto questo a questo mazzo qui. Mi piace pensarla così. Mi piace pensarla così. Ok. Vediamo che gioca lui. Medusa. Lockdown. Va bene. Va benissimo questa cosa. Che cos'è questa cittadella di Oslau? Il barone mi sembra ottimo comunque. Il barone mi sembra ottimo. Poi fai Falcon. Sì, volendo. Wind, aid my hand. Questo è un problema. È Cable Falcon. Io lo faccio, ma non serve a nulla. Guarda lì che mi ha snappato e non posso fare a nulla turno. Le avrei buttati sul club infernale, cazzo. Vediamo. Jessica Jones. Parliamone. Oddio, si può dire che Doc mi sembra una bella play? Si può dire questa roba? Sì, mi sembra una bella play però. E poi la chiudi con Red Dulka. Non la chiudi con Red Dulka, però gli hai tolto Lyot.
gli hai tolta Lyot. Ora qui come vinci tu? Qui non vinci. E tu devi fare così. E qui non vinci. Per due punti non vinci. Può benissimo pensare di switchare Jeff e mettere visione qui. Ma guarda tu! Ma maledetto! Perfetto, via. Via, 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 corri, scappa. Scappa, 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 scappa. Non ti può andare sempre bene, vero? Sì, stai giocando troppo col fuoco con questo mazzo. Sì, stai giocando troppo col mazzo dell'avversario. Forse. Più che altro va capito quando, all'occorrenza dei mazzi dell'avversario, si può fare il dock. Ok, perché non pensavo avesse il dock in mano. Invece c'era tutto in mano. C'era letteralmente tutto in mano. Con tutto che c'era delle carte ancora da pescare. Però è brutto fare il dock. Oh, mamma mia, frate, ma un'altra volta. Ma basta il destroy. Ho capito che c'è gente che vuole subito arrivare a Infinite. Però dai, divertitevi un pochino. Cable, sì. Se gli prendo Deathlok nulla, io godo. Distrugge? Distrugge. Brutto questa cosa. Brutta questa cosa perché questa volta io Deadpool non gliel'ho preso. Via. Qui è brutto. Questo è brutto. Sì. Assolutamente sì. E allora facciamo così, guarda. Facciamo il Baronzemo qui. Tu che fai? Fai Beast e Magic. È l'unica cosa sensata che mi viene in mente di fare perché Utopia gli dà un. Ok, Nico Minoru. Che cazzo fai? Ma stai lì. Deadpool, Hulkbuster. Ok. Sì, eh. Bello anche Yondu. Bello anche Yondu. Ma Yondu comunque contro un Destroyer non è bellissimo perché gli potenzio, gli vado a potenziare semplicemente nulla. È vero che una carta gli è rimasta. Quindi non ha molto senso fare sta roba, eh. Più che altro questo mi sembra una bella play. Perfetto. Oddio, adesso il dock mi può servire alla causa? Teoricamente sì. Praticamente sì, metti che io gli butto, che ne so, tipo prima Knull e Death e poi gli gioco, gli gioca il coso, il Deathlock. Io godo su questa cosa. Fai Yasmin qui, intanto. Vediamo. Oddio, ok, Deathpool, Deathlock. E gli ritorno in mano. Ho capito. Dai, c'ho anche Shang, cazzo. Stavolta c'è anche Shang. Venom, bello Venom così. Alioth e Death. E lui c'ha Knull e Deathblow. Lui c'ha Knull e Deathblow. Io non ce la faccio a contestare tutte e tre. Lì c'è Deadpool. Non ce la faccio mai. Io non ce la faccio mai. Perché detto lo posso fare qui. Cioè, posso vincere questa. Ma questa lui c'ha un 10. Io come ci arrivo a 10? Non posso arrivare a 10. Cioè lui deve per forza giocare Deadpool qui, ma penso che lo faccia, non è stupido. Dai, però ci proviamo lo stesso. Esatto. 20. Vabbè, che cazzo ti devo dire? Ti gira di Cristo? Non lo so. Non lo so. A me dispiace sinceramente che questo mazzo non ha brillato oggi come doveva andare, anche perché ci abbiamo fatto veramente parecchie cose ieri in live. Comunque io vi consiglio di provarlo. Indipendentemente da come sono andati i stream, vi posso assicurare che
può girare al meglio di quello che è andato, anche indipendentemente dai mazzi dell'avversario. Cioè, dovete stare attenti giusto giusto a questa cosa. Perché se gira bene anche nei destroy può essere una bella cosa avere questo mazzo, perché metti che gli distruggi o gli prendi Knull o Death. Ma se in due destroy non siamo riusciti a prendergli né Knull né Death, sai, è un po' complicata la situazione. Comunque, noi ci vediamo domani. Devo vedere se far uscire il video di Brone o di Red Hulk, ma poi quello si vede.